interessantissimo in bocca. Sentite questa cremosità grandissima, questa ampiezza di sorso. Questo è veramente un... stiamo bevendo qualcosa che ha una marcia in più, questo è importante, per questo dicevo ascoltiamo. E questo vino qua con una pizza alle verdure sia cosa giusta. Sì, ma in realtà il comune denominatore tra le due tipologie, oltre all'acidità, è la sapidità, no? Che avvertiva prima lui. La sapidità nell'abbinamento con le verdure, come tu dici, è assolutamente vincente. Invece ho fatto il contrario. Tu dici che col primo vino, forse per qualche elemento aromatico della ribolla si esaltava meglio. Come ho visto, sì, logicamente io ho assaggiato però solo il pane, senza così pieno, e il pane è proprio che lo assaggio così saldamente, veramente eccezionale, e l'ultimo vino esaltava, c'era proprio di mangiare frutta, con quella che si è già accompagnato da champagne, sembrava quasi. Devo dire che se avessimo fatto lo stesso abbinamento, con tutto rispetto, con una birra buona che vuoi, questa finezza non l'avremmo colta. Cioè queste finezze che volano sul palato, no? Di aromaticità del vino e del cibo, non le avremmo assolutamente colte. Però siamo di fronte a due veramente eccellenze a cui non siamo abituati.